Meraviglia, stasera un nuovo mukbang. Guardate quante cose buone. Tanti like per questo sushi. Tanti like al video se vi piacciono i nostri mukbang. No, vabbè. La meraviglia, pollice in su. Vi viene voglia di mangiarlo? Anche a me, tra un po' me lo mangerò. Ciao ragazze! Ciao ragazzi, ciao bimbe, ciao mamme, ciao a tutti quanti. Eccoci in un nuovo video, finalmente un nuovo video mukbang, veramente ci mancava perché durante la quarantena, non so, con tutto quello che abbiamo passato, non mi andava di fare questo video, comunque alla fine festaiolo, no? Quindi adesso finalmente siamo tornati con È questo arrivato il sushi sushi. buonissimo fatto in casa, tra l'altro, perché a noi ancora non consegnano i No, non vivere sushi. qua. E abbiamo fatto tutto questo sushi buonissimo, Buonissimo, quindi dovete metterci un like. E ma uno abbiamo, solo però. no, tanti. Abbiamo le vostre domande su Sì. Instagram, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. E vi abbiamo chiesto delle domande ai mai, quindi adesso ci divertiremo. Vado a pescare subito le Sono domande, che ci avete fatto un sacco di domande belle, sì, la belle, sentiato. belle intense. Ok, dividiamo, amore. Ok, mamma mia, ma avete visto che meraviglie, ragazzi? Non so Salsina proprio da questa. cosa iniziare. Vabbè, una è mia e tu. Vabbè, la volevi lasciare anche qui. La più bella del piatto. Vabbè. Allora, Tieni. speriamo non si scarichi la videocamera. Vedi? No, abbiamo un sacco di cose particolari. Pronti, Prontissimi? prontissimi, via. Iniziamo, via, La vai. gara. Chi Abbiamo vincerà prima? tart. Avete visto c'è la particolarità di questo sushi? Tartare fatto con gamberi, frutta, mele. Cioè, se volete un video, ve lo faccio, però mi dovete mettere, cioè, deve arrivare a 10.000 like questo video. 100.000 like, non è Sì, distrutto. Vabbè, vado, amore. 100.000 like. Vai. Quando lo fai in casa, poi il sapore è ancora più buono. Ragazzi, buon appetito. Ragazzi, è troppo buono! Vabbè. Amore, metti il cucchiaino qua perché me lo metto le sarsine. Poi c'è tonno, salmone e gamberi. Questo è con... Dovevi prendere due però piccolini. vabbè. Questo qua cade, Le sarsine. Mamma mia. Che godura, raga. Prima domanda. Allora, fatto l'amore dopo la gravidanza, sono tutte in base sesso, cioè praticamente sono tutte domande veramente hot e non so, scabrose. Quindi fatto sesso in gravidanza. No. Allora, volete sapere, cioè, ci sono due persone diverse che chiedo, una in gravidanza e una dopo la gravidanza. Sì, abbiamo fatto, ma si fa. Gravidanza, mica non si fa. C'è un po' un tabù per questa cosa, E ma anche si può dopo. fare. Dopo, secondo me, Non subito però. dopo, soprattutto se hai avuto i punti sotto, è È molto, difficile. è doloroso, diciamo, eh? Però una cosa si può fare. Si può fare. È buono. Allora, picchiato una persona, questa è bella. Mai. Mai, neanche No. da bambino, neanche per No. scherzo, neanche a scuola per gelosia. No, mai. Io sono no alla violenza. Bravo, io sì. Però Però ci è sembrato una volta. Facciamo preparare. cosa importante, le donne non si toccano neanche con un fiore, Con un davvero? fiore no, ma con il dito sì. Ma com'è buono questo sushi? Com'è, amore? Allora, pensavo di volere un altro figlio. Per il momento no. A femminuccia, speriamo. Quando speriamo? Nei tuoi sogni? Con lo Spirito Santo. Ragazza, io ho partorito da 7 mesi e mezzo, cioè per me è come se avessi partorito ieri, ancora non mi dimentico il dolore e tutto. Quindi non potete chiedermi un altro figlio, al momento vi dico no.
No, categorico, ma i fichi sono bellissimi, cioè penso non ci sia una cosa più bella. Vabbè, amore, te lo puoi dire, no. Però sono impegnativi, amore. È impegnativo 9 mesi di gravidanza, è impegnativo il parto. Ma tutto è impegnativo. Quando sono piccole, ancora adesso è impegnativo. Noi oggi abbiamo fatto il vaccino. Purtroppo essendo io, cioè essendo piccolini comunque devi stare dietro di. Poi quando sono più grandi si pensa al secondo. Poi se capita che esce incinta, capita. Non si fa capitare. Non si fa capitare. Capita. Sono doni di Dio, però. Ti facciamo, lo buttiamo? No, non capita. Hai mai fatto sesso in armadio? No, ma solo all'armadio sì. No, io no. In armadio. Tipo se ci dato lo Diggets. Allora, hai mai pensato di tradire Dario e Dario Carlita? Io stamattina l'ho tradita. Guarda, diciamo che male. No, devo dire, allora, dipende, cioè magari cioè puoi provare attrazione per qualcuno, no? Che ti piace qualcuno. Sicuramente. Però cioè alla base c'è il rispetto e ci vorrebbe bene a quella persona. Ma se non lo dici, lo fai sapere, tutto a posto, ragazzi. Fatelo sempre nascosto e poi negate sempre. Ma no! Negate sempre. Ma che consiglio pure, pure se vi vedono insieme là, io, e non ero io. Ma ah, questo sicuro. Però no, io penso che... Spizza, io penso ragazzi. Una cosa molto semplice. Se stiamo una persona non la si tradisce, perché... Sicuramente lo stiamo. Comunque tradire e ferire quella persona, no? E specialmente quando stanno i bambini. Io penso che se la mia anima è legata a una persona, non capisco come fanno a interessarsi a altre persone. Cioè, per me sì, posso dire è un bel ragazzo, punto, basta. Non so, non mi è mai successa questa cosa, quindi comunque questa tartare con i gamberi è la guerra. Poi, hai mai fatto sesso per mettere l'incinta? Hai mai fatto? Sesso mettere l'incinta, già l'abbiamo detto. Non lo so. Ho paura che sia scaricata perché così non vediamo. Allora alzo perché così ce ne rendiamo conto se si spegne. Allora. Hai mai fumato? Questa è bella. Mai. Allora, Dario. Io odio il fumo. Sì, Dario è il tipico ragazzo, qua mi metto sulla tartare. Ma riuscite a vedere? Un po' di... No, oh, mamma mia, no, vabbè, ma una goduria. Comunque, Dario contro il fumo, ma... Scusate. Sì. Ma non solo, Dario contro anche l'alcol. Sì. Contro Dario... tutti. Diciamo che io invece ho fumato, però lui mi ha conosciuto già che non fumavo. No, se fumava sicuramente non mi avvicinavo perché puzzavo. È vero. Sicuro. Non so come ho fatto perché... Se come puzzavo. Odio tremendamente la puzza di... No, io non puzzavo. Tu, chi non fuma dice mai sempre che puzza. Giuro, io non puzzavo. Possibile. Vabbè, comunque fumavo poco, però... Ho fumato per tutto il periodo della scuola. Ti puzzano le mani, ti puzzano i vestiti, ti puzzano là, ti puzzano tutte cose. Non fumavo, veramente, perché fa male e poi soprattutto... Io ho sofferto abbastanza per togliere il vizio del fumo. Perché è una dipendenza molto molto forte, quindi non ma avete una scimità, ma come? No, cosa sta quando sei ragazzo che... Ma quando mai? Vabbè. Qui te la scelta in medico. Questa è bella, hai mai visto l'ex di Carlita? Sì, come no? Se la mangia pure il ma penso, no vabbè dai video, penso dal vivo lo vogliono sapere. Dal vivo, dai video sì. Ma volessi incontrare? E se mi offre una pizza? Ma no. No, adesso c'è una domanda. Se lo incontri, lo incontreresti di potersi vedere una cosa, cosa ti chiederesti? Vuoi tornare indietro? Chiedi a Carlita. Niente, non c'è niente da chiedere. Scusate, ma
Dario scherza, ma non troppo. Giusto? Giusto. Metti un po' di coca. È finita. Allora, fatto sesso anale, ma che cavolo di domande ci fanno? Ma si può dire questa cosa? Boh, è un mistero. Mangiato fino a vomitare? No, no. Perché comunque non, cioè, quello significherebbe avere comunque dei problemi alimentari, comunque non è, no. Se ti senti male, come vai a mangiare? A volte è capitato che ho vomitato, mi sono sentita male, ma non perché ho mangiato fino a vomitare, cioè quella è la malattia, ma perché semplicemente magari ho mangiato qualcosa che non, che mi ha fatto male, oppure ho avuto un problema di digestione, queste cose qua. No, ma ci dice, amore, fa male la pancia. Però... fammi il bicarbonato con limone. Però sì, ho mangiato tantissimo, sì. Soprattutto in gravidanza, mamma mia. Amiamo una persona senza essere cambiata, ti amiamo, un saluto da me e mia sorella Melissa. Ciao! Allora, innanzitutto vi saluto. Ho amato una persona senza essere ricambiata, ma non era amore, bravo. Più un interesse. Bravo. Grazie. Ma mi sto consolando. Non so cosa vi state perdendo. Ma no, veramente. Apriamoci un ristorante di sushi. Vediamo quanti clienti vengono a mangiare. Mamma mia, ma poi non so. Ragazzi, se in minimo stanno 100 clienti che dicono che vengono, apriamo un ristorante cinese. Ma no, giapponese. No, giapponese. No, facciamo a sport, no? Senza, perché non si può andare nel ristorante. A sport. E mi hai fatto una puzzetta in pubblico, ti seguiamo sempre, siete una famiglia stupenda, grazie, un bacio. Mua. Io no, ragazzi, perché ragazzi, no. Le puzzette quelle silenziose però. Ti faccio, non mi puzza. E tutti quanti si guardano per dire è stato lui, non sono stata io. No, tu guardi stanno zitto perché non sanno da chi è stata, da chi, è, chi l'ha fatta. No, io fortunatamente non... No, le faccio, non le faccio, le faccio poche. Va bene, le fa. No. Ah no, fatto sesso a tre? No, a quattro. No. E adesso ne faccio che... una. Diciamo che no. E pensate che non riuscire a gestire tutto dopo che è nato questo, quel pasticcino di Daniel. Sì, in verità ci ho pensato. Insomma, come farò? Questo giusto è quasi nato di mio. Però poi alla fine vi dico che quando nascono lo trovate il modo. Sì. Però è importante avere una persona che ti aiuta. Tipo che io, Dario, comunque mi aiuta. Fortunatamente lavoriamo insieme, quindi ci gestiamo molto. Ci gestiamo molto il lavoro. Il lavoro, con il nostro shop online, sì. Possiamo lavorare anche da casa, smart working. Ma abbiamo i nostri collaboratori che sono... Abbiamo i nostri collaboratori, però sì. Soprattutto lui mi aiuta, cioè se io dovessi stare con una persona che scende la mattina e torna la sera, sarei in grave difficoltà, devo dire la verità, quindi... Io scendo solo la sera. Vabbè, in questo periodo di quarantena, dove vai? Vabbè, ma non si può scendere proprio. Ma devi stare a casa. Allora, mi hai fatto la pipì sotto? No. Sotto. Voglio questa palla. Ma sotto dalla signora giù? No, sotto, via addosso, eh. Ah. Allora diciamo, ti mai pisciato sotto? Che schifo. Dentro c'è sta buona. C'è mia. No, comunque no. No, no, no. Dicevano che dopo la gravidanza avesse questo problema, giuro, e quindi avevo una paura io incredibile, fortunatamente però no. Ragazzi, qualcuna che tra di voi ha partorito, buono, datemi conferma se vi è mai capitato, io avevo proprio un terrore, mi sento dire no, non ho mai avuto questo problema, grazie a Dio. Vabbè, il momento non lo so, se ho 80 anni mi piscio sotto, ve lo dirò fra 30 e 30, 40 anni. Sognato il tuo ex, questa è bella, è tutta la verità, dobbiamo dire. Sognato la tua ex. Stanotte proprio, No, sincero. No, non ancora, per il momento. Ma non hai sognato la tua ex? No. Mai? No, io sì. Per il momento no. No, io sì.
Però niente di, insomma, tipo episodi passati oppure... Vabbè, non mi fate nessun film, però se l'ho sognato. Sesso e macchina, vabbè, un classico, ragazzi. Sì, ma ho rotto 5-6 macchine. Finché non sei, non hai una casa tua, è normale farlo in macchina, però vi dico, ragazze, state attente. Sempre attente. Perché andate ai luoghi è che molto ci sono pericoloso. Prima cosa. E ho letto e sentito delle cose molto, quindi state attente. Potreste subire rapine o comunque l'esperienza sì, no, veramente. Tutto, non vi voglio mettere paura, però sì. Bisogna stare molto attenti. Non andate in luoghi che non c'è nessuno. Scusatemi. Mamma mia, quante domande! Sì. Hai mai litigato per il nome del bimbo? No, perché amore, spieghiamo come il nome del bimbo. L'abbiamo deciso in sala l'ultimo parto. Giorno che stava partorendo. No, dopo che ho partorito. Dopo che ha partorito. Proprio dopo. A me piace l'insalata così. Io prendo questa. Che c'è? Buonissimo. Comunque, ma hai pensato come sarebbe Dario in versione donna? Sì, perché Dario una volta si è travestito da donna, è vero amore? Sì. Una volta per farmi ridere. Penso ancora non stavamo insieme, forse da pochissimo, perché comunque siamo stati prima amici. Amici, come avete detto? Lui aveva delle parrucche. Sì, perché la sera uscivo. E sì, mi sei sta parrucca, ma non mi risate. Per soddisfare la... Dario, finalmente, adesso lo vedete mo in versione quarantena, vabbè. Quarantena. Si deve sbarbare, eccetera. Però lui ha dei lineamenti molto molto dolci. La stessa cosa anche Daniel, ha dei lineamenti molto buoni, viso tondo. Quindi loro, se gli metti una parrucca e lo trucchi, è donna. Donna con te. Ha mai fatto una foto nuda? Tu amore? Io sì. Dai, davvero? Sì. Ricordo, vabbè, stavo sul telefono con la fotografia. E chi l'ha inviata? Tutti amici miei. Andiamo, serio? E l'hai fatta per te? Non è buono questo. No, io l'ho fatta, vabbè, quando ero più piccola. Ah, sashimi di Don e Samuel. Avete mai finto a letto? No, no mai. Mai. Questa è una cosa che non ho mai fatto, ma perché... Io penso che anche noi donne comunque dobbiamo pretendere di essere soddisfatte, di raggiungere il piacere.